Ciao piccini cosmici e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia ai tempi della filosofia. Cerco di fare così il giocoliere con le mie bacchette magiche. Vediamo. Vabbè, ma non è questo il punto, lo so che non mi interessa così tanto. Prendiamone una sola, la bacchetta magica, quella un po' alla Harry Potter, questa cannuccia di plastica gigante che poi in definitiva... Sono un po' storto. Può darsi, speriamo di no, non così tanto, no? Vediamo un po', qui. Spero che mi stiate vedendo piuttosto bene, vediamo un po', ok, dai, anche se sono un po' storto, questo è un mondo storto, quindi non è così grave. Allora, di che cosa vi voglio parlare in questo video? Voglio portare avanti il discorso a proposito degli aspetti, questi aspetti, come ho detto anche in un altro video, tanto aspettati, lo so, perché ci sono voluti 5 anni e passa, questo canale è nato 5 anni fa circa, prima di arrivare a parlarvi degli aspetti. Visto che le persone, voi mi avete tanto insistito, ci sono persone che hanno insistito sugli aspetti, allora ne parlo, certamente. Sapete, l'astrologia è veramente piena di sfumature, ci sono tantissime questioni, tantissime cose da spiegare, ce ne sono veramente infinite. Vedete, ho parlato per 5 anni di un sacco di cose e adesso posso ancora parlare. Vedete quanto è inesauribile questo discorso, vi parlo degli aspetti. Allora, gli aspetti, quindi sono sempre attento a ciò che voi mi chiedete per poi parlare di questioni che vi interessano. Gli aspetti sono sicuramente importanti, ora ce ne sono veramente tanti, poi va detto che fare una sintesi è sempre difficile, allora lì è proprio l'astrologo, diciamo, mi viene da dire professionista, colui che ha imparato tante cose e che riesce ad essere sintetico. Tutti questi elementi sono separati tra di loro, sono degli accenni, sono delle indicazioni, poi sta a voi mettere tutto insieme e farne una visione complessiva. Insomma, parlare di un individuo è complesso, ognuno di noi è estremamente complesso, spesso siamo contraddittori, spesso siamo, abbiamo tanti elementi tra di loro che si contrastano fra di loro, non è così semplice. Tuttavia, io faccio del mio meglio, vi do degli elementi che io penso che vi siano utili e vi possano piacere. Allora, ho iniziato a parlare della Luna. La Luna e i suoi aspetti, la Luna in relazione con il Sole, in relazione con Mercurio, in relazione con Venere, la Luna, eccola qua, in relazione con Marte, in relazione con Giove, ho già parlato di varie cose, mi rendo conto che ho parlato della Luna con tanti suoi aspetti, adesso vi parlerò della Luna in relazione con Saturno. Ora, relazione vuol dire proprio aspetto, quando uno dice c'è un aspetto positivo, negativo, in astrologia sta proprio parlando di relazione. Ora, la relazione può essere armonica, distesa, tranquilla, positiva, aspetto positivo, può essere una relazione disarmonica, una relazione difficile, una relazione dove c'è un blocco, si tratta pur sempre di una relazione, solo che in senso negativo, certamente. Allora, quali sono le relazioni? Ora, ne ho già parlato negli altri video, ma le ripeto per coloro che eventualmente non avessero sentito, ma vale sempre la pena sottolineare questi aspetti, ritornare su questi concetti. Allora, ci sono degli aspetti fondamentali di cui bisogna assolutamente tenere conto. Tenete conto, poi ce ne sono anche altri, però questi sono quelli più importanti. Allora, quali sono gli aspetti negativi, quelli che una volta venivano detti malefici, ma non bisogna vederli così, bisogna vederli come aspetti tesi. Allora, c'è 180 gradi di distanza fra due punti, due pianeti, ma possono essere anche due pianeti da una parte, un pianeta dall'altra, due, insomma, quando c'è una distanza di 180 gradi abbiamo l'opposizione, il tema più difficile, certo, lì c'è, manca la corrente, manca il campo, pronto, mi senti? Non sento niente, 180 gradi di distanza, lì c'è l'opposizione, ok.
180 gradi è l'aspetto più difficile, diciamo negativo, certo. Poi ci sono i 90 gradi, quadratura, anche lì distanza di 90 gradi. Ora forse dovrei aggiungere una cosuccia, c'è un arrotondamento che bisogna fare, non è che devono essere 180 gradi precisissimi, c'è un arrotondamento. Cosa ho detto? Arrotondatura, non so neanche cosa sto dicendo. Un arrotondamento di 9 gradi, tipo. E questo è quello che ci segnala Lisa Morpurgo. Ora possono essere anche un po' di più. Ora, se voi fate il tema Natale in un sito, diciamo fidatevi, perché ci sono siti molto buoni, no? AstroSeek, AstroDienst, funzionano molto bene. Quindi anche se fosse un po' di più, un po' di meno, non è che cambia tanto. Però possiamo dire che nei 180 gradi l'arrotondamento è di 9 gradi. Ok, poi passiamo alla quadratura, 90 gradi di distanza fra due punti, 90 gradi, e lì l'arrotondamento sarà di 6 gradi circa, però può essere anche un po' di più. Insomma, non formalizziamoci troppo, non fissatevi troppo su questo aspetto. Guardate il tema Natale così come ve lo disegna il sito. Io una volta, quando ero piccino, facevo dei temi natali proprio disegnati sulla carta, no? Prendevo un foglio e poi facevo tutto così manualmente, allora lì tenevo conto di certe. Adesso guardo anch'io assolutamente quello che ci raccontano i siti e va benissimo, guardate che funziona, state tranquilli. Comunque 90 gradi distanza di cioè una quadratura, c'è una tensione, questo è anche un aspetto cosiddetto negativo, bisogna considerarlo così. Ok, questi sono i due aspetti negativi per eccellenza. Poi ci sono quelli positivi: la distanza di 120 gradi trigono, il famoso trigono con un arrotondamento, ma lo dico di base, non formalizzatevi, di 7 gradi. 120 gradi, l'energia scorre bene, c'è campo, ti sento, pronto, wow, ti sento benissimo, chiarissima, c'è perfettamente campo, ti sento perfettamente. L'energia scorre bene fra i due punti, tra i 100, tenete conto che lo zodiaco è di 360 gradi, 120 gradi sono un certo tipo di distanza, qui teniamo conto di un metro, cioè di un'unità di misura che sono i gradi, 120 gradi, l'energia scorre bene. Questo è il trigono. Un altro aspetto cosiddetto positivo sono i 60 gradi, sestile, 60 gradi di distanza. Se volete, non so, 4 gradi di arrotondamento, ma poi lì, ripeto, non formalizzatevi, non voglio, diciamo, dire troppo in quella direzione, a volte può essere un grado in più, insomma non è così importante. Guardate anche, perché è una questione anche di esperienza, tante volte si scopre che un grado in più, due, funzionano perfettamente. Però vi dico questo perché di base è così, no? Se prendiamo i 60 gradi, l'arrotondamento tende ad essere di 4 gradi da un punto di vista tecnico, originario, tenendo conto anche dei grandi insegnamenti della Lisa Morpurgo, la mia maestra, no? Da dove sono partito. Maestra del toro, certo, poi io naturalmente ho fatto il mio cammino personale perché ognuno deve fare il suo cammino, però insomma tengo conto anche di quello che lei disse all'inizio. 60 gradi. Sestile. Poi c'è il semisestile, 30 gradi di distanza con 2 gradi di arrotondamento, questi sono tutti aspetti positivi. E poi c'è la congiunzione, che è qualcosa di molto particolare, dove i pianeti si accavallano tra di loro, sono molto vicini, si abbracciano, si prendono per mano, cosa che adesso non possiamo più fare, no? C'è proprio questa promiscuità. C'è questo assembramento, quando i ragazzi soprattutto fanno gli assembramenti. Prima ero in piazza, qui dove abito io a Locarno, ero uscito dal supermercato, vedevo dei ragazzi che stavano lì seduti su degli scalini, prima del cammino che mi porta verso casa, il vicolo della Motta, ed erano lì molto vicini, senza mascherine, stavano mangiando. Insomma, i ragazzi se ne fregano. Non so se dire se sia una buona cosa oppure no, questo lo lascio decidere a voi. Comunque erano molto vicini, l'assembramento, stare tutti per mano, insomma, comunque ritornando al nostro discorso, la congiunzione è quando i pianeti sono molto vicini tra di loro, non più lontani di 10 gradi, questo è molto preciso.
ascolto gli uccellini cantare. Sono sempre molto affascinato dagli uccellini che cantano qui fuori, i passeri. Chi mi segue sa che io sono sempre molto in ascolto di questi uccellini. Allora, questi sono gli aspetti che io ritengo più importanti. Poi, certo, ci sono i 150 gradi di distanza, ci sono altri aspetti, tutto quello che volete, però io quando faccio i miei temi natali, prendo in considerazione questi, tenete conto che io sono della Vergine, quindi diciamo sono piuttosto concreto, oggettivo, insomma, per quello che si può essere oggettivi, l'oggettività è sempre un po' un'illusione, però insomma tendo ad andare alla ciccia, alle cose concrete, a cercare di capire cos'è che vale veramente. I 150 gradi che qualcuno a volte mi indica sono interessanti, punti pure, non vi dico di no, però io non li prendo così tanto in considerazione perché da un punto di vista pratico, concreto, di risvolti reali, non mi sembrano così interessanti. Questi che vi ho appena detto sono quelli più importanti. Ok, allora, questi sono gli aspetti. Ora parliamo della Luna e parliamo di Saturno, la Luna e Saturno. Questo è il tema della giornata. Che giornata è oggi? Non so neanche più in che giorno sto vivendo. Cos'è oggi? Giovedì, sì, 25 marzo. Allora, vi parlo degli aspetti fra la Luna e Saturno. Perché sono partito dalla Luna? Ma la Luna è un pianeta molto agile, certo, è molto mobile, è velocissimo, sta 2 giorni in un segno e poi si muove. Quindi tutti voi avete una Luna che può, insomma, che si colloca in una certa posizione, in un certo segno, in una certa casa, facilmente, in un modo molto differente da tante altre persone rispetto a un certo pianeta, rispetto ad altri. Insomma, la Luna è molto veloce, è un pianeta così agile. Mi piaceva partire dalla Luna, penso che sia interessante partire dalla Luna. Allora, la Luna, che rappresenta che cosa? La Luna rappresenta l'origine, rappresenta l'infanzia, rappresenta il bambino che voi siete stati, o le bambine che siete state, rappresenta la mamma. Certo, perché la mamma vi tiene in grembo per 9 mesi. Beh, certo, il bambino, il feto sta per 9 mesi nel grembo materno, poi il bambino nasce, voi bambini, bambine, noi tutti quanti siamo nati, la mamma bene o male ci ha accudito, certe mamme di più, certe mamme di meno, ci accudisce, si occupa di noi, ci allatta, eccetera, eccetera. Insomma, la presenza della mamma è fondamentale, la Luna rappresenta la mamma, rappresenta l'infanzia, la Luna ha tanti significati, è il satellite del nostro pianeta, ma ha tantissimi significati: la mamma, l'infanzia, la sensibilità, perché quando siamo bambini soprattutto siamo sensibili e attraverso la sensibilità capiamo il mondo, ci facciamo anche un'idea anche cognitiva, cioè anche per certi versi fra virgolette, razionale, intellettuale del mondo che ci circonda. Comunque, certo, non abbiamo gli strumenti che avremo quando cresciamo, diventando adolescenti, diventando adulti, ma ci facciamo un'idea ben precisa del mondo che ci circonda. Attraverso la sensibilità sviluppiamo un'idea del mondo che è una base, un fondamento che ci porteremo per sempre, per l'eternità, per tutta la vita, per sempre con noi. Quella è la base, il fondamento su cui costruiamo il nostro edificio di pensieri, la costruzione, il palazzo, il castello delle nostre idee. L'infanzia è fondamentale, quindi i genitori, ricordiamocelo, hanno una grandissima responsabilità nei nostri confronti, soprattutto la mamma che è l'origine, rappresenta la vita, rappresenta proprio la sorgente, la luna. Luna, quindi sorgente, mamma, infanzia, sensibilità, sensazioni che si hanno all'inizio, idea che ci facciamo all'inizio del mondo. E poi la luna, allora, se parliamo di una donna eterosessuale, la luna è il modello, certamente materno, evidente, sul quale tu ti basi per costruire la tua femminilità, una parte perlomeno della tua femminilità. Tu, come donna, sposa, la luna è la sposa, la luna la costruisci la sposa partendo dalla mamma, ma anche la madre che tu sei a tua volta. C'è un passaggio di consegne, la mamma ti consegna qualcosa, c'è una staffetta, la mamma ti trasmette qualcosa di ancestrale, di antico, e tu prendi dalla mamma. E dalla mamma poi tu prenderai appunto il tuo modo di essere donna e poi cresci su questa figura. Non è l'unica figura possibile. Teniamo conto che poi c'è Venere. Venere è qualcosa di originale, tuo, personale, che non c'entra con la mamma. Insomma, noi siamo i nostri genitori,
siamo la mamma, siamo il papà, ma non siamo solo questo, ma figuriamoci. Naturalmente i genitori hanno una grandissima importanza, lo sappiamo benissimo, perché tantissime persone vanno dallo psicanalista, allo psichiatra e non fanno altro che parlare dei genitori. Ah, mia mamma, parlare dei genitori, mia mamma ha fatto così, mio papà era così, eccetera. Insomma, tutti i problemi che vengono dai genitori, i genitori hanno un grandissimo peso in positivo, in negativo. La luna, la mamma, in quanto donna eterosessuale, prendi da lì e lì c'è un'immagine fondamentale di quello che tu sei in quanto donna. Per quel che riguarda l'uomo, c'è qualcosa di simile, certamente, la luna, mamma, rappresenta la donna per antonomasia, beh, si cresce così, alla luce o all'ombra, all'ombra delle fanciulle in fiore, come diceva Proust, come ha scritto Proust in un suo libro, come si vuole, all'ombra oppure alla luce, insomma si cresce al cospetto di questa figura femminile e io in quanto maschio eterosessuale, beh, insomma quella luna, quella mamma rappresenta il femminile e da lì mi baso su questo per poi andare a cercare una donna che in qualche modo gli assomiglia. Certo, la sposa, la mamma eventuale dei miei figli o comunque la compagna per eccellenza, qui c'è il famoso complesso di Edipo, che quando si dice complesso sembra un problema, ma in realtà tutti noi abbiamo il complesso di Edipo, il complesso di Elettra, se vogliamo vederlo al femminile. Ce l'abbiamo tutti, partiamo tutti da lì, poi se diventa un problema, una malattia, questa è un'altra questione, psicologica, psicanalitica, psichiatrica. Però in generale siamo tutti legati ai genitori, ma questo è inevitabile, questo è... penso che l'avete capito ed è semplice. Allora, la luna ha tutte queste cose, vedete quanti significati la luna, satellite, ha? Tantissimi. Saturno è l'altro pianeta che stiamo prendendo in considerazione in questo momento, pensiamo alla luna e a Saturno, adesso vedremo gli aspetti fra la luna e Saturno. Beh, Saturno rappresenta qualcosa di molto diverso dalla luna, perché la luna da un punto di vista cronologico, da un punto di vista dell'età, della vita, la luna è l'infanzia, mentre Saturno è la vecchiaia, è la terza età, sì, adesso come esprimere esattamente, non si può più, è difficile dirlo, no? Perché tutti si sentono un po' offesi, no? Però insomma, Saturno è la terza età, rappresenta la vecchiaia, rappresenta il tempo che passa, beh, in generale Saturno è Crono o Cronos, il tempo che passa, è questo Dio che fa passare il tempo, ma che si presenta sin dall'inizio, perché noi nasciamo e subito incominciamo ad invecchiare. Certo, possiamo avere 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, ma siamo già invecchiati rispetto all'inizio. Quindi Saturno è sempre presente, ma tutti i pianeti sono sempre presenti, solo che ci sono dei momenti in cui quel pianeta è più presente perché è più messo a fuoco, cioè quando tu diventi vecchio, Saturno si presenta in tutta la sua potenza, in tutta la sua forza. Quindi se vuoi sapere come sarai da vecchio o da vecchia, devi andare a vedere Saturno. Bisogna dire questo. Allora, Saturno effettivamente rappresenta il tempo che passa. Saturno rappresenta anche la razionalità. Del resto, si può pensare questo, che invecchiando, diventando vecchi, si diventa più saggi. Ora, questo è augurabile, non è sempre così, tante volte invecchiando si rimbambisce, cioè si ritorna bambini, si diventa anche stupidi, ci si cristallizza. Ora, il fatto del cristallizzarsi si lega molto a Saturno, però il fatto del rimbambimento non per forza. Però è vero che, allora, qui ci sono varie cose, cerco di spiegarle perché ci sono varie sfumature. Saturno è sottrazione, eliminazione, quindi invecchi, la vecchiaia ti porta via tanto, ti porta via. Quindi anche il ragionamento, il pensiero, la lucidità, anche. Ma nella migliore delle ipotesi, invecchiando diventi saggio, come vuole Saturno. Diventi più lucido, come vuole Saturno, che è la razionalità. Saturno è un pianeta fondamentale da un punto di vista astrologico, cioè da un punto di vista astrologico cosa sta a segnalare? Una parte fondamentale del nostro ragionare, del nostro pensiero, della nostra mente, cioè Mercurio, analisi, e Saturno, sintesi. Infatti, nella migliore delle ipotesi, quando invecchiamo, dovremmo essere riassuntivi. Abbiamo vissuto una vita e diciamo, la vita è stata fatta di tutte queste cose, e adesso ho capito qual è il nocciolo della questione, raggiungo una sintesi.
Questo dovrebbe essere tipico della vecchiaia. Saturno segnala la capacità di sintesi, il riassunto, che è abbastanza diverso da Mercurio, che invece è l'adolescenza, l'intelletto. Ma adesso non è su questo che ci vogliamo soffermare. Ci vogliamo soffermare sul contrasto, oppure sulla relazione, tra la Luna infanzia, che è un periodo ben specifico, che tutti noi conosciamo, sappiamo riconoscere l'infanzia, l'infante, il bambino, e Saturno, il vecchio, ma lo sappiamo riconoscere. Ad un certo punto, certo, tutti noi invecchiamo, si vede, no? Che la persona è vecchia, no? Ha le rughe, si incombisce, perde forza, delle malattie, degli acciacchi, eccetera. Insomma, è abbastanza chiaro. Senza stare qui adesso a cercare di definire troppo questo aspetto. Allora, la Luna e Saturno. Ok, questi sono i due aspetti che prendiamo in considerazione. Prendiamo in considerazione che nel vostro tema, tu nel tuo tema, tu abbia la Luna. Partiamo dagli aspetti positivi. Facciamo 120 gradi, cioè trigono. Cioè Luna e Saturno relazionati tra di loro con un trigono. Ora, questo certamente è bello. Ora, Saturno certamente non è Giove, ne avevo già parlato, Giove è la fortuna, l'espansione, la gloria, il godimento, il piacere, tante cose belle. Saturno è un pianeta molto più duro, è molto più severo, austero, non ha tutta questa rilassatezza. Però il fatto di avere Saturno relazionato alla Luna rappresenta un'infanzia, che cosa? Piuttosto interessante, 120 gradi di distanza, dove allora c'è una mamma saggia, Luna, mamma, che si relaziona a Saturno, saggezza, la mamma è saggia. Potrebbe essere in certi casi, in certi temi natali, anche un po' vecchia, nel senso che rispetto a te, bambino o bambina, potrebbe essere un po' vecchia, no? Potrebbe averti avuto, generato anche in tarda età. Questa è una possibilità, ma è una sfumatura, eh? Non è detto che sia per forza così. La cosa che prevale è la saggezza. La razionalità da parte della mamma. Una mamma che ti dà dei principi, che ti dà delle dritte da un punto di vista razionale molto importanti, che ti permettono di mappare bene la realtà. Saturno, la Luna, Saturno, la ragione, la mamma, sono un tutt'uno. La mamma è ragionevole, è razionale. Il fatto che una mamma sia razionale non è male, è una buona cosa. Certo, in certi casi può anche essere pesante, forse può esserlo anche troppo, però tendenzialmente se c'è un trigono vuol dire che c'è un'armonia fra la tua infanzia e questa mamma saggia, cristallina da un punto di vista del pensiero, e quindi ricevi tanti input che sono importanti, che ti rasserenano, sai come organizzarti. E sin da bambino, bambina, grazie a questi input, riesci ad essere in qualche modo autonomo, indipendente, ad avere delle idee precise. Il bambino, certo, non ha la struttura intellettuale dell'adolescente, poi dell'adulto, ma già da bambini si riescono a pensare a tante cose molto chiare. In certi casi, avendo Saturno dalla tua parte, sei un bambino, una bambina, avendo questa Luna in relazione con Saturno, 120 gradi di distanza, un trigono, riesce ad avere delle idee già molto chiare, sin da bambino, riesce ad essere già molto maturo, un bambino o una bambina seria, no? Che si sa organizzare, che sa capire la realtà, che si propone al mondo in un modo molto compito, molto chiaro, molto preciso, forte, molto distinto da un punto di vista della testa. Questo è molto presente se tu hai la Luna in relazione con Saturno. Ora, la Luna, certo, rappresenta la sensibilità, quindi la sensibilità è mediata dal ragionamento, Saturno, quindi la sensibilità non esplode, è sempre controllata dalla ragione, che può essere anche una buona cosa. A volte quando si è troppo sensibili si può anche stare male, si è troppo travolti dalle vicende, dal mondo circostante, che è spesso più un inferno che un paradiso. Quindi avere questo Saturno dalla parte della Luna, quindi dell'infanzia, e del proprio essere sensibili, non è male. Quindi la ragione è una sorta di divinità, di Dio, che così ti controlla e ti aiuta, ti prende per mano e ti porta sulla strada corretta da un punto di vista dei pensieri. La Luna è la donna,
Quindi se tu sei una donna, come crescendo, a un certo punto quando ti esprimi totalmente come donna, sei una donna matura, beh, questo tuo essere femminile rimanda all'infanzia, quando avevi questo Saturno relazionato alla Luna, e quindi anche come donna ti comporti in un modo razionale. Va bene la sensibilità, va bene la sensazione, va bene l'intuito, farsi trasportare da quelli che sono gli archetipi antichi del femminile, cioè il sentire, ma è importantissimo essere razionali. Quindi sei una donna assolutamente matura, saggia, no? Cioè, nella donna che tu sei si vede la saggezza, se la Luna si relaziona bene con Saturno. Ci sono 120 gradi di distanza, un trigono. Per quel che riguarda un uomo, allora, se tu hai la Luna relazionata a Saturno, 120 gradi di distanza, hai bisogno di una donna matura, come era tua madre del resto, una donna razionale, una donna che si sa organizzare, che sa mappare la realtà come vuole Saturno, che sa organizzarsi. Qui c'è un equilibrio molto interessante, importante, tra infanzia, dolcezza, sentimento e ragione, lucidità mentale. Ecco, questo vale anche assolutamente per l'uomo. È una configurazione sicuramente molto interessante. Allora, teniamo conto di questi 120 gradi. Il discorso è questo: se la distanza, come dicevo prima, è di 60 gradi, naturalmente con l'arrotondamento che ho detto, ma non formalizziamoci, la questione è simile. Tenete conto solo del fatto che un sestile 60 gradi è un po' più debole, ma non vuol dire che non valga, vale tantissimo, è quasi come i 120 gradi di distanza, però insomma è un po' più debole, ma siamo lì. Oppure un semisestile, 30 gradi di distanza, anche lì certamente è molto più debole, non so, dei 120 gradi, però pure lì se tu hai la Luna distanziata da Saturno di 30 gradi, insomma c'è un discorso che è simile a quello che ho appena fatto. Allora, questi sono gli aspetti positivi, gli aspetti rilassati, gli aspetti distesi. Voglio aggiungere, mi sembra anche molto importante, che invecchiando, voi che avete la Luna relazionata a Saturno con 120 gradi, con questo aspetto, o 60 gradi, o 30 gradi, come invecchiate? Ma invecchiate mantenendo il vostro mondo infantile, certo, perché il Saturno è Cronos, il tempo che passa, ma vi trascinate dietro la Luna. Quindi quello che avete vissuto da bambini rimarrà per sempre con voi, questo nessuno ve lo toglie. Si potrebbe dire anche il contrario. Tenendo conto di quello che ho già detto, no? Così capite ancora meglio, da bambini siete già saggi, o da bambine siete già sagge, ma invecchiando mantenete, diciamo, quella freschezza, quell'aspetto originario, sensibile, del sogno, della sensibilità che è tipica dell'infanzia, questo legame con l'origine. È un aspetto particolare ed è molto interessante. Spero che abbiate capito da quello che vi ho spiegato. Ora, se pensiamo agli aspetti negativi, adesso andiamo ai 180 gradi, vi ricordo che questo è arrotondamento di 9 gradi. Ok, 180 gradi, distanza fra 180 gradi di distanza fra scusate, la Luna e Saturno. Ora, certo, allora, quando Saturno è contro ad un pianeta, c'è sempre qualcosa che non va. Lo sappiamo, Saturno contro. Quando si sente questa frase, l'astrologo oppure coloro che soprattutto che seguono l'astrologia, che sono affezionati all'astrologia, sentono, sanno che c'è qualcosa che non va. D'altra parte fa parte anche un po' del gergo, no? C'è anche il film Saturno contro. Insomma, se senti Saturno contro, anche per chi non ne sa assolutamente niente, sa che c'è qualcosa che non va. È vero, da un punto di vista del destino, da un punto di vista così del fato, quando c'è Saturno contro a qualunque pianeta c'è sempre una difficoltà, c'è sempre il bastone messo fra le ruote. Quindi se tu hai Saturno contro la Luna vuol dire che la tua infanzia non è stata tanto lieta, è stata un'infanzia difficile,
è quasi sempre così, ditemelo voi, però è quasi sempre così. Se io faccio un tema Natale, vedo un Saturno contro la Luna, insomma, non posso pensare che quell'infanzia Luna sia stata tanto felice. C'è una difficoltà, c'è un problema, c'è un'oscurità, ci sono degli inghippi, dei problemi. Manca l'aspetto effettivamente razionale, quindi la mappatura, è tutto molto confuso e soprattutto ci sono dei problemi. Il rapporto con la mamma non è lieto. Generalmente, quando Saturno è contro la Luna, quando ci sono 180 gradi di distanza, è molto, molto improbabile che il rapporto con la mamma sia lieto. Può darsi che lo sia per qualche altro motivo, perché c'è una Venere bella, oppure la Luna si trova in una posizione specifica. Sapete, l'astrologia è complessa, non è? Non bisogna semplificarla troppo, però se prendiamo questo aspetto in sé, non è buono da questo punto di vista. Dal punto di vista della relazione con la madre, l'infanzia è difficile. L'infanzia è l'insegna della difficoltà. Nell'infanzia manca la razionalità da parte della mamma, cioè la mamma è una persona confusa, che non è chiara, che non è precisa, che non è rassicurante da un punto di vista dei pensieri, che non ti apre ad un mondo dove le cose, ogni cosa sta al suo posto, è tutto molto pasticciato e questo crea certamente tensione. Insomma, Saturno contro la Luna crea una tensione legata all'infanzia. E anche nella propria sensibilità c'è un turbamento spesso quando Saturno è in conflitto, anzi sicuramente sempre, no? Quando Saturno è in conflitto con la Luna c'è un turbamento legato alla propria sensibilità. Se sei una donna, beh, hai delle difficoltà legate all'espressione del tuo femminile, come esprimerlo, come razionalizzarlo. Saturno rappresenta la ragione, come razionalizzare il mio femminile, come lo devo esprimere. C'è sempre qualche problema in quella direzione. Per quel che riguarda un uomo, c'è qualcosa di simile, nel senso che la donna, per destino, per scelta, per attrazione, perché poi tutte queste cose vanno insieme, il destino, è per destino che io ho scelto quella donna. Ma è anche una scelta, certo. Scelgo quella, cioè c'è un destino che mi fa scegliere, oppure c'è una scelta che sarà destinata, sì, tante volte, però la sento anche legata certamente al mio libero arbitrio, anche al caso, no? Per caso incontro quella persona, ma la mappa ci racconta che cosa succede, come sempre, no? In tutta l'astrologia, ma in questo caso specifico, tu, in quanto uomo che hai Saturno in opposizione con la Luna, incontri una donna che, insomma, con la quale dei problemi ci sono. Saturno contro la Luna, quindi è difficile vivere in un modo composto, organizzato la vita con questa donna. È difficile dare una struttura precisa al rapporto col femminile. Non è facile, bisogna dire la verità. Saturno contro la Luna. Ora, quando Saturno è contro un pianeta è sempre così, è inutile. D'altra parte, insomma, sto Saturno da qualche parte deve pure essere il nostro tema natale, se non è contro un pianeta, è contro un altro, eccetera, eccetera. La cosa migliore per quel che riguarda Saturno è averlo dalla propria parte, nel senso averlo sul proprio Sole, oppure relazionato bene ad un pianeta. Allora, lì funziona. È sempre un pianeta duro, però ti può aiutare perché struttura, edifica, costruisce. Fabbrica, è un pianeta che non è solo nefasto, figuriamoci. Saturno è un pianeta che ha un grandissimo valore, è fondamentale nella logica zodiacale. Se mancasse sarebbe una tragedia perché mancherebbe la razionalità. Però quando ce l'hai contro, le cose certo sono un po' difficili, un po' come nei transiti, come adesso se parliamo di Saturno come transita in acquario, quindi se pensiamo a tutti quelli che hanno Saturno contro, soprattutto il Leone, l'Ariete, il Sagittario, no, scusate, non, no, no, non questi, il Leone sicuramente, oppure il Toro, oppure il Capricorno, lo Scorpione, perdonatemi, il Toro, lo Scorpione, Sagittario invece ce l'ha assolutamente a suo favore, Saturno e l'Ariete ce l'ha a suo favore, insomma, se ce l'hai non ce l'hai dalla tua parte, insomma, soffri perché ti toglie tantissimo, è sottrattivo. Un pianeta invernale, un pianeta duro. Allora, avere Saturno nella propria struttura, nel proprio tema natale contro la Luna, insomma, non è che porta benissimo. Ripeto, non porta bene nell'infanzia, non porta bene nella relazione con la donna e tu come donna hai una certa difficoltà ad esprimerti come donna. Ora, questo vale se ci sono 180 gradi di distanza fra Saturno e la Luna.
vale anche quando ci sono 90 gradi di distanza, quindi la quadratura vale in un modo pressoché simile, un po' più debole. Se sono 90 gradi, diciamo, si può stare un po' più tranquilli. 180 gradi è la posizione più difficile. Ora, si sopravvive, si impara a convivere, e poi tenete conto sempre del vostro tema natale, che spesso è complesso, una ragnatela piena di vie di fuga, soluzioni. C'è sempre una soluzione, non bisogna disperare. Ora, io vi spiego queste cose da un punto di vista tecnico, sono elementi di cui bisogna tenere conto, ma non dovete mai disperare, perché il tema natale è sempre complesso e pieno di possibilità. Vivete la vita felicemente, non fatevi troppo suggestionare da queste questioni, però ve le racconto perché sono così. Poi, se Saturno è in congiunzione, Saturno, eccolo qui, Saturno, in congiunzione, questo falcetto, vedete che un falcetto taglia, sottrae, elimina, è in congiunzione con la Luna, beh, è interessante, questo è molto forte, perché è la Luna in fanza che si congiunge a Saturno, diciamo, la vecchiaia, la vecchiezza, la terza età, chiamate, insomma, l'anzianità, insomma, qui c'è un po' un problema di linguaggio. Io quando devo parlare, devo dire la terza età, la vecchiezza, non so mai bene come dire, perché le persone un po' si offendono, perché insomma non si vuole mai essere vecchi, però insomma la vecchiaia è la vecchiaia, insomma Saturno è quello. Ora, se tu hai questo Saturno, cos'è che sto schiacciando qui? Allora, Saturno è congiunto alla Luna, è molto probabile che tu abbia, allora, prima di tutto un'infanzia molto 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 matura, cioè la Luna si congiunge a Saturno, wow, cioè Luna, infanzia. Sei un bambino o una bambina con una saggezza già incredibile. Insomma, le persone che vedono sto bambino dicono: cavoli, come maturo sto bambino, no? Che ha 2, 3, 4 anni, 5. Insomma, come ragiona bene, no? Come già consapevole della realtà, veramente molto strutturato. Questo è sicuramente legato alla Luna e Saturno congiunti. E poi la mamma, beh, la mamma è... Allora, si potrebbe pensare, ancora qui ritorno un po' al discorso, che la mamma potrebbe essere particolarmente vecchia. No, cioè che c'è una differenza di età fra il bambino e la mamma piuttosto abissale, nel senso che la mamma ti ha avuto tardi, no? ti ha prodotto, ti ha partorito molto tardi. Potrebbe, ma non è detto, no? Non per forza. La mamma comunque rappresenta una figura molto austera, ma non per forza severa, per forza, però molto strutturata, con dei pensieri molto precisi, con dei valori forti, antichi, come vuole Saturno, che riguardano il passato, molto solida, anche il che non è detto che sia una cosa negativa. È un'infanzia legata proprio, c'è qualcosa di antico. Se voi avete Saturno congiunto alla Luna, non so, vivete un'infanzia che sa già di vecchio, no? Mi vengono in mente delle cose, tipo vivi in una casa in cui ci sono dei mobili vecchi, oppure in una vecchia struttura, in una casa, non so, che è stata... sono delle possibilità, naturalmente, le butto là, ma sono possibili. Una casa che è stata ereditata dalla mamma e viene da sua madre, dai bisnonni, non so, forse anche una tenuta in campagna, non so, mi fa pensare a queste cose, come atmosfera, e poi sono delle immagini, qualcosa di vecchio, qualcosa di con dei valori che sono veramente antichi. Cresci da bambino già con dei valori antichi, molto compito, molto strutturato, o molto strutturata, con un modo di fare che non è da bambino, no? Sei molto trattenuto, molto ragionevole, molto, molto razionale. Ecco, questo è un po' quello che può essere Saturno vicino alla Luna. Certo, in negativo si può pensare questo, anche visto che Saturno è sottrattivo, dovete tenere conto del fatto che Saturno, vedete, è un falcetto, no? Quindi il falcetto cosa fa? Tante volte Saturno è legato alla morte, viene considerata la piccola morte, no? Che taglia, elimina, così cancella certe cose, e quindi è possibile che l'infanzia sia un'infanzia che quasi non esiste, cioè manca l'infanzia, si è già subito troppo adulti, no? L'infanzia va vissuta, no? Con i giochi, con i sogni, invece si passa, cioè si nasce e si è già subito in un mondo di razionalità, non si riesce ad essere bambini in un certo senso. Questo potrebbe essere eventualmente l'aspetto un po' negativo.
Certo, lo si può immaginare come negativo, non posso dire di no, perché l'infanzia non andrebbe mai sottratta. Ora, in positivo, ripeto, è interessante perché sei subito molto maturo, hai una struttura iniziale molto forte. Poi, se invece potremmo pensare in negativo, che ti manca l'infanzia. L'infanzia viene sottratta, eliminata. Per quel che riguarda un uomo, aggiungo questo e finisco qua. La Luna, Saturno insieme, beh, rappresenta una donna che deve essere molto seria. Potrebbe essere, questo è abbastanza probabile, che un uomo che ha la Luna congiunta a Saturno ama spesso una donna più vecchia di lui, anche molto più vecchia, molto più matura. Ci sono questi casi, no? Che vanno benissimo, no? Di un uomo anche estremamente giovane, ci sono anche casi estremi, no? Dove un uomo di 20 anni sta anche con una donna di 50 anni, 60, esagero, 60, insomma. Ci sono anche a volte delle differenze d'età enormi. Ora, se uno ha la Luna congiunta a Saturno, tendenzialmente, in quanto uomo, è attirato da una donna, dico anziana, ma insomma una donna matura, una donna che ha esperienza, perché Saturno è crono, cronos, il tempo che passa, esperienza, quindi ti trasmette un sacco di esperienza, hai bisogno di quel tipo di donna, che poi rimanderà a tua mamma, nascostamente, da un punto di vista inconscio, perché la mamma ha qualcosa di simile. Se invece se tu sei una donna, con Luna e Saturno congiunti, sei una donna subito estremamente matura. Diventi una donna adulta, la bambina era già molto consapevole, molto formata mentalmente, insomma, cresci portandoti dietro la bambina, certamente, tutte quelle sensazioni infantili e sei estremamente chiara. Lucida da un punto di vista della tua femminilità. Il tuo essere femminile rimanda a qualcosa di arcaico in un certo senso, no? Teniamo conto che Saturno è il pianeta del Capricorno, segno, diciamo così, dell'antico, oppure Saturno è esaltato nella Bilancia. La Bilancia che è un segno molto leggero, però è un segno spesso che rimanda anche a ciò che è antico. La Bilancia spesso ama l'antiquariato, ama gli oggetti vecchi. Saturno riguarda sempre qualcosa di vecchio, quindi hai un modo di fare che in un certo senso è vecchio. Ti dicono: ma come se... che modo di fare, no? Cioè un po' vecchio, no? Un po' antiquato, però può essere anche in positivo, eh? Non vuol dire che le cose contemporanee, moderne, non è detto che siano quelle più. Dipende, no? Ci sono tante possibilità in questo mondo, no? Nel senso che. Puoi essere attuale, moderno, wow, che bello, no? Fantastico, no? Giovanile, eccetera, eccetera. Quest'altro modo invece tiene conto di valori, no? La Luna congiunta a Saturno, che sono antichi e che possono essere assolutamente di valore. In questo mondo, tra l'altro, in cui sono venuti a mancare i valori, come ha già spiegato Nietzsche molto bene, che sono crollati i valori, beh, chi ha la Luna relazionata a Saturno, i valori ce li ha. Bene, finisco qui sperando di avervi spiegato qualcosa di utile. Sono naturalmente delle dritte, degli input, poi dovete integrarli al vostro tema natale. Comunque spero di esservi stato utile e andrò avanti prossimamente anche a spiegare questi, a fare queste spiegazioni degli aspetti, perché so che appunto li avete aspettati tanto e quindi sono arrivato dopo un secolo, ma ci arrivo, no? Finché sono vivo vi spiego delle cose. Ciao, siate felici, buona primavera, buon tutto, ciao, alla prossima volta.